Carmine Sommese, consigliere regionale aderente al gruppo Caldoriano. Dopo 7 anni è tornato sulla poltrona di primo cittadino di Saviano e tra i primi atti l'incontro in consiglio regionale con una scuola di Saviano, un modo per sensibilizzare i ragazzi verso le istituzioni, soprattutto in questo momento in cui la politica e le istituzioni non godono di grande popolarità. È così? È vero, però devo dire che è un progetto che nasce da lontano, non l'abbiamo costruito stamattina, sono diversi mesi che la scuola di Saviano ha fatto richiesta di adesione al progetto Ragazzi in Aula ed è una cosa straordinaria che finalmente stamattina possiamo dare la soddisfazione a questi ragazzi delle scuole elementari di partecipare a questa iniziativa, che è chiaro che l'obiettivo è quello di avvicinare ancora di più le famiglie, i ragazzi stessi, i giovani alle istituzioni in un momento veramente difficile e ci auguriamo di far nascere in loro quel senso civico che è essenziale, che forse anche nelle scuole dell'obbligo oggi si studia ancora molto poco rispetto al passato, per far rinascere il senso della patria, il senso delle istituzioni, il senso dell'amore verso le cose che sono di tutti, perché solo così possiamo crescere insieme, possiamo dare un segnale positivo per le future generazioni. Veniamo ai primi 100 giorni, la classica formula da sindaco di Saviano. Saviano fa parte di un comprensorio con un ricco patrimonio storico-culturale, c'è qualcosa in merito di particolare? Sì, Saviano diciamo in questi 7 anni ha avuto un rallentamento di tutte le attività e qui noi abbiamo ripreso immediatamente, io sono sindaco da pochi giorni, non abbiamo ancora fatto la convalida degli eletti in consiglio comunale che faremo alla fine del mese, ma già abbiamo dato un input straordinario facendo ripartire tutte quelle opere che erano sospese e qualcuna in particolare che era dedicata ed è dedicata ancora ai disabili sarà consegnata addirittura alla cittadinanza dopo 7 anni che era completata, perché è completata dal 2005, mancava solo un portellone davanti, finalmente l'abbiamo sistemato noi oggi e il 2 giugno lo consegneremo di nuovo al paese e chiaramente cercando di dare una risposta a queste persone, i disabili, che sono sempre in cerca di luoghi di aggregazione e che hanno bisogno più di noi di queste possibilità, perché le strutture che sono costruite proprio per loro finalmente possono essere utilizzate da chi ne ha bisogno. C'è poi il discorso a proposito di disabili, delle barriere architettoniche presenti in tutti i comuni in sostanza. No, sul mio comune io già ho eliminato questa problematica prima di più di 12 anni fa, perché abbiamo sul nostro territorio un'associazione importante, la WILDEM, che ha stimolato molto queste cose, quindi diciamo abbiamo già fatto all'epoca delle ordinanze per eliminare le barriere architettoniche negli uffici pubblici, nei bar. Ovviamente non tutto è fatto, bisogna ancora fare di più per queste associazioni, per questi ragazzi che meritano sempre di essere presenti, pure perché alcuni di loro riescono a dare degli input e dei contributi più interessanti di altre persone e quindi noi dobbiamo fare propri noi, diciamo, i nostri queste iniziative che loro possono portare avanti, perché si interessano non solo del sociale ma anche di attività molto spesse di informatica, che sono veramente capaci, e oltre che di arte, perché molti di questi ragazzi fanno queste attività. E ovviamente il centro che noi consegneremo sicuramente proprio è un'associazione di disabili, ha lo scopo di far mettere insieme questi giovani in progetti particolari per recuperarli alla società e utilizzando noi le risorse straordinarie che loro possono dare a noi stessi. Insomma. Ecco, solitamente il sindaco è il primo interlocutore dei cittadini, ha in programma una fase di ascolto della cittadinanza di Saviano? L'ho iniziata già prima della campagna elettorale, noi abbiamo fatto un programma ascoltando tutte le associazioni del territorio, perché poi Saviano da questo punto di vista pullula di associazioni, di volontariato, che innanzitutto ci sono le azioni cattoliche, abbiamo più chiese e quindi ci sono tante azioni cattoliche, ma abbiamo associazioni dei carabinieri, associazioni di volontariato in genere, ma soprattutto associazioni ambientaliste, con le quali associazioni noi dobbiamo ragionare, abbiamo anche associazioni culturali, abbiamo già ragionato e parte del programma è stato fatto con il loro aiuto.
quindi è un programma ascoltato, partecipativo. E noi chiaramente abbiamo messo anche tra gli assessorati un assessore che si deve dedicare all'associazionismo e alle associazioni, perché abbiamo bisogno del loro aiuto per sostenere lo Stato sociale, che è una cosa straordinariamente negativa in questo periodo, e noi ci auguriamo con il loro aiuto di poter essere veramente di supporto a chi ha bisogno e chi ha necessità di aiuto. C'è il bubone dell'IMU, hai raccolto qualche lamentela? Già, certo, solo sull'IMU, in genere, sulle tasse in generale. Noi abbiamo il bubone anche dell'ecologia, dell'ambiente, della spazzatura, che purtroppo è lievitato in maniera esagerata, pur essendo un comune virtuosissimo, perché dal 99 fa la raccolta differenziata con un percentuale molto alto, superiore al 50%, nonostante tutto. Il costo è lievitato in maniera esagerata e quindi oggi bisognerà chiedere ancora un aumento ai cittadini, un ulteriore esborso rispetto a questa vicenda che cerchiamo di controllare. Ma sull'IMU ci dobbiamo adeguare un po' a quelle che sono normative nazionali. Sulla prima casa cercheremo di essere quanto più vicini alla gente, sulla seconda casa purtroppo non ne possiamo fare a meno. Le necessità e le percentuali, 4 per 1000 riguardo la prima casa e 7,5 per la seconda. Se non ci saranno delle novità che aiuteranno a far entrare qualcosa di diverso al comune, non avremo la necessità assoluta di doverlo fare. Prima hai fatto riferimento alle politiche sociali, veniamo dal ruolo del sindaco a quello del consigliere regionale, pare che non vi siano soldi per le politiche sociali della regione. Non ci sono soldi, e veramente questo è un dato drammatico. Noi con il bilancio regionale abbiamo aumentato la tassa del 10% sul bollo d'auto per poter dare queste possibilità, ma oggi c'è una difficoltà ancora aggiuntiva. Io immagino che tutti i singoli comuni debbano utilizzare un percorso alternativo. Mi sto facendo promotore di un percorso che si ragiona sulla possibilità di dare 5 per 1000 a diverse associazioni che sono riconosciute, accreditate anche dall'Agenzia delle Entrate, oltre che dalla Regione, dalla Prefettura, eccetera. Se tutti gli enti o tutti i comuni facessero un'associazione accreditata in questo senso, i servizi sociali dei singoli comuni potrebbero essere gestiti con questo obolo del 5 per 1000 che rimarrebbe nel comune dove viene utilizzato e dove viene richiesto. Chiudiamo con una truffa che ha dell'incredibile: pap test per i maschi, è una truffa all'asta, è incredibile. Questa è una, come dire, sembra quasi una cosa paradossale, insomma, sono delle cose che a volte in un contesto sociale a volte così complesso, ragionare di queste cose, insomma, non ci sono parole, non è possibile pensare a una cosa di questo tipo, non so chi se l'ha inventato e in che termini chiaramente si possa andare avanti. Certamente è assurdo pensare a un contesto di questo tipo, a meno che non si pensi di trasformare i maschi in qualcosa di diverso. Bene, gli scolari di Saviano ti stanno aspettando, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.